Cerchiamo di pure, grazie. Va bene. Allora, lei è stato chiamato come teste all'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vedete sul banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la mia posizione, La ringrazio molto, si può accomodare. Allora, Lorenzo Brunamonti, parlando al microfono, risponde alle domande che le faranno le parti, cominciando... Cattolichi, difesa Minetti. Buongiorno, si può dire che attività svolge, signor Brunamonti? Io sono uno dei camerieri del presidente Berlusconi e la mia sede di lavoro è Palazzo Grazioli. Da quanto tempo svolge questo? Sono stato assunto il 1 ottobre del 2008. E quali sono le sue mansioni? Detto insomma così, è un cameriere. Mi occupo dell'ospitalità di Palazzo Grazioli, mi sono occupato di quando ero presidente a Palazzo Chigi, servo e mi occupo in genere delle colazioni, pranzi, insomma cose di casa, ecco. Lei ha avuto occasione di prestare servizio anche nella villa di Arco? Sì, perché siamo praticamente tre camerieri che seguiamo personalmente il presidente e uno ogni tre, uno di noi lo segue anche nei suoi spostamenti. Ecco. Si ricorda se negli anni 2009-2010 ha avuto occasione di prestare la sua attività nella villa di Arco? Sì, sì. Durante questa sua attività ha avuto modo anche di servire a tavola in occasioni di cene conviviali con molte persone? Certamente sì. Ecco. Si ricorda se a queste cene partecipavano anche numerose persone di sesso femminile? Sì, sì. O giovani ragazzi? Le cene erano di varia natura, da conviviali, politiche, sì. Ci sono state anche cene con ospiti. Il suo ruolo qual era? Cameriere, servire a tavola. Quello l'abbiamo capito. Il suo ruolo di cameriere si fermava, diciamo, alla fase dell'aperitivo e del servire a tavola per la cena, sì. Oppure proseguiva anche nel dopocena? Nel dopocena si allestiva quando si scendeva sotto, insomma, in questa specie, diciamo, di sotto, diciamo, il primo piano nella villa di Alcore c'era la zona delle cantine, dove è stato ricavato sulla sinistra, diciamo, un piccolo cinema con delle poltrone, dove credo che prima facessero anche dei piccoli convegni, perché ci sono molte poltrone. C'era una zona dove ci sono le bottiglie di vini, c'era un angolo dove viene montata una console, alcune portoncine dove, insomma, gli ospiti si sedono quando vogliono sentire della musica o vedere le partite del Milan, insomma. Ecco. Allora. E lì la mia occupazione era, quando c'erano queste occasioni, si allestiva un piccolo bar e poi, diciamo, a giro si raccoglieva se c'era qualche bicchiere sporco, se finiva il ghiaccio, insomma, ecco, cose così. Ecco, durante in occasione di queste cene, parliamo prima della prima fase, quindi la fase dell'aperitivo e della cena. In genere, diciamo, noi accogliamo gli ospiti in casa, c'è un salotto, magari d'inverno si accende il camino, dove per aperitivo intendiamo che mettiamo un po' di piatti sulla tavola, in una zona con degli aperitivi, insomma, classici crotini, un po' di prosecco così, nell'attesa che tutti gli ospiti siano presenti e poi si va in sala da pranzo. Ecco. Lei aveva mai avuto occasione di notare qualcosa di particolare, cioè qualche spettacolino, qualche balletto improvvisato, qualche performance un po', diciamo così, piccante di qualcuna delle ospiti? No, anche se a volte il presidente magari gli piace cantare queste canzoni in francese, magari c'era gente che si alzava e ballava, ma cose piccanti, erotiche, no, insomma. E qui parlavamo della prima fase. Sì, certo. Ecco, mentre invece parliamo del secondo momento, cioè del dopocena, quando si scendeva in questa cantina adibita anche a teatrino e a discoteca. Anche in questa fase lei non ha mai avuto modo di vedere qualcosa che possa averla turbato o no, assolutamente no, assolutamente no.
Non perché, a parte a seconda dell'occasione, non sempre si facevano, insomma, feste, però magari a volte sì, c'era chi ballava, ma insomma, se uno va in discoteca in qualsiasi locale, insomma, gli atteggiamenti erano quelli. In questa sala dove si ascoltava musica e si ballava, era sempre presente qualcuno di voi? Noi nel senso per il servizio, però il nostro ha anche fatto un lavoro, insomma, quindi una volta che era tutto in ordine, in genere si saliva per sistemare magari quello che era la cena e poi ogni quarto d'ora, 20 minuti si fa un giro per vedere, ecco, se c'erano bicchieri sporchi, finiva il ghiaccio. Alla console chi c'era? Il pianista Danilo Mariani. Danilo Mariani. Sì. Lui c'era sempre. E lui metteva la musica. Perfetto. Io non avrei altre domande al momento. Dai, io ho capito. Altre domande? Ho capito contento? Prego, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei è assistente alla persona, sì, diciamo così, del presidente dell'onorevole Berlusconi dal 2008. Sì. E l'avvocato, ma molto puntualmente, le ha chiesto se negli anni 2009-2010 ha prestato la sua attività per conto dell'onorevole Silvio Berlusconi e lei ha detto Palazzo Grazioli con qualche trasferta ad Arcore. Esatto, esatto. Lei è in grado di riferire le date in cui era ad Arcore? Questo no. Non... Ha un'agenda consultabile? No, io no. Le pongo una serie, una sequela di date, lei è in grado di dirmi se era presente o no? Con precisione no, perché non le ho mai segnate, non per... Quindi diciamo la no, dipende anche una descrizione molto vaga. No, molto vaga, però sì, perché lei non mi risponde. Io le domando le date. No, agosto del 2010, non la sto aggredendo. Prego, massimo rispetto. Lei nel 2010 l'agosto era in ferie? E i primi 15 giorni sì. Quindi nei secondi 15 giorni no? Sì, ho prestato servizio, sì. È andato ad Arcore? Sì. Bene, il 22 agosto 2010 lei era ad Arcore. Oh. Quindi abbiamo stabilito una data. Prego. Guardando il tribunale, 22 agosto 2010, lei ricorda la cena? Sì. Ci fu una cena ad Arcore? Sì, sì. Se la ricorda? L'ha visualizzata mentalmente? Sì. Perfetto. Lei ricorda se a questa scena erano presenti delle ragazze, delle giovani donne? Sì. Quante, grosso modo? Questo non me lo ricordo, il numero. Più o meno di 10? Credo sì, forse qualcosa più di 10 persone a quella scena. Lei ricorda se in quella scena tra le... Lei serviva a tavola? Sì, sì, sì. Aiutava gli ospiti a mangiare, diciamo, portava le cose. Sì. Lei ricorda se in questa scena girò tra le ospiti, gli ospiti, una statuetta? Sì. Sì, anche perché questa l'ho riportata io dall'Africa. Anzi, se permette, vorrei fare una precisione, una precisazione. Adesso io le faccio la domanda e lei dà tutte le risposte. Allora, prego, faccio la precisazione, l'ha portata lei dall'Africa e l'ha donata al Presidente? No, l'ho donata. Io ho portato delle varie cose perché mio padre lavora e vive in Angola e tra i vari oggetti che ho riportato c'era questa statuetta che, ahimè, stupidamente rappresentava un po' la metafora, diciamo, di questo Bunga Bunga, che è una barzelletta su questi cannibali, insomma, africani. E all'atto pratico stiamo parlando di una statuetta, sarà stata alta 20 centimetri, stilizzata, intarsiata in legno, assomiglia quasi agli Oscar, la forma stilizzata, ricoperta da un coperchio davanti, quindi se ne è parlato tanto come se fosse un oggetto di chissà quale richiamo, insomma, sessuale. Poi, stupidamente lo dico perché con questa cosa che si è creata intorno a questo oggetto, io ho detto, avevo trovato scherzosamente tra me e me, ho detto la metafora del Bunga Bunga, perché se si schiacciava la testa si alzava il coperchio e si vedeva questa statua nuda. Ma signor giudice, credo era una cosa goliardica, non era assolutamente un oggetto sessuale. Cioè, no, questo. Però... No, lo dico, scusa, ha ragione, però sembra. Lei l'avete così. Cerchi di raccontare. Ha ragione. Allora, innanzitutto. Aggiunga commenti. Ha ragione. Signor Brunamonti, innanzitutto dice non era una statua nuda, nessuno gli ha chiesto se la statua era un robot che si toglieva i vestiti. No, prego. Come funzionava? Che cosa aveva? Nuda cosa vuol dire? Era una statua raffigurante un soggetto di sesso maschile o di sesso femminile? Sesso maschile. Credo. Sesso maschile. In qualche modo questa statua manifestava un organo sessuale maschile?
No, perché nel senso uno non attuava questo meccanismo manualmente, era una statuetta normale. Quindi c'era un meccanismo sì. che faceva fuoriuscire il pene, sì, diciamo? Sì, 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 sì. Schiacciando la testa, come? Sì, sì, sì. sì. È tipo quelle che si trovano anche a Carnevale qua. Perfetto, ecco, benissimo. E questa era una statuetta, ligna, cioè una statuetta di legno? Sì, sì, di legno, intarsiata, era il legno. Ligna. Senta, e questa statuetta lei la dette come gioco, no? Mi pare di capire, insomma, al presidente, all'onorevole Berlusconi, perché richiamava questa barzelletta del Bunga Bunga. Esatto. Quindi il Bunga Bunga sarebbe una barzelletta? Sì, sì, era una vecchia. Io ho sempre saputo che era questa vecchia barzelletta di questi. Sì, non ce la racconti, mi dica solo se era una barzelletta o no. Sì, 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 è una barzelletta. Ecco. Non le risulta che il Bunga Bunga sia anche un contesto ambientale, cioè una stanza della virgola della villa di Arcore, ovvero un'attività che ivi si svolge? No, no. Questo non le risulta. No. Lei il 22 agosto vide questa statuetta, in che contesto, come fu dimensionata la presenza di questa statuetta? Cioè, perché era come interagiva, diciamo, tra virgolette, no, con no, gli no, ospiti? No, io ero appena tornato dall'Africa sì. e quindi scherzosamente il presidente di Lorenzo è tornato dall'Africa e ci ha portato le origini del Bunga Bunga. L'ho posata sul tavolo così, poi io ero impegnato nel fare i giri e dopo credo un quarto d'ora, 20 minuti l'ho riportata fuori. E che mi ricordi ci fu insomma un clima insomma scherzoso, allegro, nulla di... Ma in come si manifestava il clima scherzoso? Intanto era stata schiacciata la testa... Non lo so, questo io non lo so. E non ha visto se era non l'ho visto no, questo no, sinceramente no. Lei ha visto le ospiti passarsi la statuetta? No, questo no. Aspetta però, mi faccio finire. Ha ragione. Sono educato con lei, lei lo sa. Ha ragione. Ha visto le ospiti passarsi la statuetta e simulare un rapporto orale con il fallo no. della stessa? No. È sicuro di questo? Io sì. Non l'ha visto? Lei girava nel tavolo portando da mangiare, da bere, facendo il suo mestiere? È ovvio, ovvio. Quindi era presente? Sì. E non l'ha vista questa cosa? No, non l'ho vista perché tecnicamente noi serviamo pane e acqua e usciamo, aspettiamo che è pronta la pietanza, rientriamo, serviamo la pietanza e poi usciamo. Sì, però... Anche perché non è neanche educato stare a tavola, noi siamo camerieri, ha fatto anche un lavoro... Cioè... Un lavoro pieno di dignità. No, lo so, le sto dicendo come funziona. Però, mi perdoni, voi state, andate e venite, questo lo capisco perché sì, questo fate sì. quello che si fa anche nei ristoranti, immagino, però voglio dire, non è che passa 45 minuti, no, fra una pietanza no. Ecco, appunto, poi se un signore o una signora ha bisogno di qualcosa, quindi certo. Lei c'era, voglio dire, a tavola, era l'unico quel giorno? No, c'erano anche gli altri colleghi. C'erano anche gli altri colleghi. Lei ricorda se quel giorno era presente il dottore Emilio Fede, il signore Emilio Fede? Mi sembra di sì. Le sembra di sì. Ricorda se erano presenti anche gli onorevoli Maria Rosaria Rossi e Licia Ronzulli? Sì, credo di sì. Erano presenti. Senta, due testimoni di questo processo, sì. Ambra Battilana e Chiara Danese, hanno partecipato alla serata del 22 agosto e rendendo testimonianza in questo processo, il dovere di farglielo presente, hanno detto che questa statuetta è stata fatta girare tra le ospiti femminili, le quali su invito del padrone di casa vi hanno simulato un rapporto orale, cioè hanno inserito il finto fallo della statuetta in bocca simulando un rapporto orale. Questo è stato detto in pubblica udienza di fronte al tribunale. Quindi siccome le ospiti quella sera erano molto numerose, questo giochino, tra virgolette naturalmente, sarebbe durato un po'. Lei ha visto, glielo torno a ripetere, Presidente, anche nel suo interesse. Alla domanda io non ho visto. Mi scusi un attimo. A rispondere, sono opposizione. Attimo, perché ormai è tradizione, direi quasi, che si rappresenti a testa tutte le testimonanze che sono state rese. Abbiamo fatto. Presidente, ci sono altre testi che rendono... Non l'abbiamo fatto, diversa. Presidente. Non è che vale uno per gli altri, è evidente che... Ha già detto di no, comunque voglio dire. La risposta ha superato la precisazione. Sì. Tuttavia, su invito mi pare di capire del Presidente che gliel'ha fatto presente, devo dare atto che altri testimoni hanno negato. Sì. Va bene? Va bene. Hanno negato, altri testimoni hanno negato. Comunque lei ha detto di no, quindi ha superato la questione. Senta, lei ricorda se quella sera a tavola, cioè... diciamo nella sala da pranzo,
delle ragazze presenti hanno iniziato a spogliarsi, a ballare, ad avvicinarsi all'onorevole Berlusconi, all'onorevole, sì, all'onorevole no, al signor Fede, e diciamo a toccarsi, a farsi toccare dai due predetti? Assolutamente no. Non ha visto questa scena? No. Senta, lei ha parlato di questa piccola discoteca, è corretto? Sì, da. Come? Sì, cioè è ricavata diciamo su una cantina, quindi insomma discoteca, chiamiamola discoteca, sì. È uno scantinato alla fine. Capito, cioè, ci porta degli ospiti, immagino, sì, sì, certo, non sarà certo un garage pieno no, di no, bombe, no, prego, d'auto, prego, no? Prego, ecco, allora, ce la descriva, com'è? Allora, praticamente c'è un colonnato centrale grosso che divide poi diciamo questo sotto questa cantina in più spazi. Sulla sinistra, come ho già detto prima al giudice, c'è una serie di poltroncini con diciamo un maxi schermo in fondo e dove ci si possono guardare film, far cose così, piccoli comizi. Poi, partendo sempre da questo colonnato centrale, sulla si è, diciamo, dritti, c'era la console, questa serie di poltroncine che chiudevano questo angolo, poi dietro un altro colonnato che non si affacciava neanche poi direttamente qua, è ricavato questo piccolo angolo bar, e sulla destra c'è la cantina. C'è un palo dall'up sì, dance nella sì, sì, discoteca? C'è sì, una cosiddetta console per la musica? Sì, la, ne ha parlato. Benissimo, console. Scusi Presidente. Benissimo, allora, le due predette testimoni, Chiara Danese e Ambra Battilano, adesso faccio la precisazione. Mentre altri gliela facevo, mentre altri hanno detto cose diverse. Mentre altri testimoni hanno negato quello che le sto per dire, hanno detto che all'interno di questa discoteca vi è stata una sorta di danza erotica in cui le ragazze si spogliavano, si denudavano, arrivavano a contatto fra di loro e a contatto erotizzante tra di loro e a contatto con il dottor Fede e Silvio Berlusconi. Lei ricorda di aver visto queste scene? No, no, non ho visto queste scene. Non ha visto queste scene. Ci può dire gli intervalli delle vostre, voi assistenti alla persona, presenze nella saletta adibita discoteca a quanto ammontano? Cioè ogni quanto andate a verificare che sia tutto a una posto? Una volta, per le come ospite? Dire... servito. Sì signora, in genere se sono molti ospiti chiaramente sono di più, ma se le serate erano con pochi ospiti, quindi una volta allestito bene tutto quanto, sì, cioè come l'ho detto prima, non andavate su a finire quello che finiamo il lavoro, poi si scendeva magari... Ecco, e la domanda è ogni quanto più o meno scendevate giù per raccogliere i bicchieri col ghiaccio, i bicchieri sporchi, eccetera? Un quarto eccetera. D'ora, 20 minuti, dipende anche dal numero degli ospiti, cioè, perché se non serviva... Abbiamo detto che quella sera c'erano numerose sì, ragazze. Sì, sì, no, non discuto questo. E quindi lei non ha visto le scene che hanno descritto no, le due testimoni? No. Bene. Senta, le volevo chiedere questo. Lei sa se il padrone di casa, dottor Berlusconi, adotta delle cautele per fare entrare degli ospiti? Cioè se per esempio devono consegnare i cellulari, se hanno così degli oneri da rispettare, o se invece è un accesso libero in cui ognuno tiene il proprio cellulare e fa quello che vuole? Io ricevo gli ospiti dentro la casa, quindi no, le procedure che si attuano non le conosco. Beh, però immagino che lo saprebbe se ci fossero queste procedure. Ma il no? Presidente è abbastanza diciamo tranquillo, nel senso che non applica, non ho mai visto insomma... Mai visto adottare queste cautele. Non, però non le potrei dire le cose più precise perché c'è la scorta e il corpo di guardia della casa che si occupa di queste benissimo cose. Senta, ma lei ha visto delle ospiti di sesso femminile o anche degli ospiti uomini effettuare delle riprese o delle fotografie no, con no, cellulari? Questo mai. No, mai. Dove sono poste le camere a Villa San Martino di Arcore? A che piano? Il primo piano. Quante camere sono per gli ospiti? Aspetta. Cioè, scusa quella del presidente, quante camere ci sono? Allora, mi sembra 5. 5 camere? Sì. Lei sa se talune delle ospiti di sesso femminile, naturalmente, rimanevano a dormire ad Arco? È capitato, sì, che abbiamo ospitato anche degli ospiti. Sì. È capitato.
Lei ha detto che le camere sono poste al secondo piano? Al primo. Al primo piano, e più c'è il terzo piano, lo abita il figlio del presidente. E sì, il figlio del presidente ha un appartamento autonomo, no? Sì, con sì, un accesso sì. autonomo. Sì. Diciamo il primo piano è le sale da pranzo, così così. Sarebbe il dottor Pier Silvio Berlusconi. Sì, esatto. Perfetto. Senta, e per quanto riguarda invece l'ufficio, c'è un ufficio del presidente all'interno della villa? Ci sono due o tre studi. Due o tre studi. Lei ricorda se in uno di questi due o tre studi ci sono delle librerie? Piene di librerie, piene ragazzi. Piene di librerie e di libri, quindi, immagino. Perfetto. Senta, e a quanto ammontavano, quante ospiti sono rimaste il 22 agosto, se lo ricorda? Questo non lo so, non me lo ricordo, sinceramente. E non si numero. Ricorda nemmeno chi? No. No. Ma se io le dico, lei alcune delle ospiti di quella sera le conosceva, le aveva già viste in precedenza, 22 agosto 2010? Qualche una sicuramente sì, i nomi sinceramente sono passati a parte del tempo, e poi il Presidente incontra talmente tanta gente che fare insomma però, una ricostruzione. Scusi signor Brunamonti, io voglio essere gentile, però qualche nome noto immagino. Sì, però no, magari dico un nome che non c'era, quindi non... L'aiuto io, prego, ricordo se c'era Nicole Minetti quella sera. Mi sembra di sì. Lei conosce la signora Maristel Polanco? Sì. Conosce, certo. Insomma, erano ospiti del presidente, lo c'era conosce, quella cioè, sera, dire, ecco. Sì, conoscere in questo senso, certo. Naturalmente. C'era quella sera la signora Maristel Polanco? Questo non me lo ricordo, sinceramente. Non se lo ricordo. Bene, non ho altre domande, cioè, dottor Furna vuole sì. fare. Lei ha mai assistito nella villa di Arcore a spettacoli di burlesque? Personalmente no. Sa che c'erano questi spettacoli? No, non... Ne ha parlato il Presidente sì, anche sì, pubblicamente? So che a volte organizzavano ecco, coreografie così, ma... Ecco, ma ci può descrivere questi spettacoli? Gliene avranno parlato di questi spettacoli? Di solito comportano anche dei parziali spogliarelli, gli spettacoli di burlesque. Allora, guardi, in genere... Non è un suo test. Come? Non è un suo test. Ha ragione. Prego. Quando si svolgevano, comunque si svolgevano, diciamo, come ho detto prima, nella zona dove c'era questo maxi schermo che era lontana comunque dal bar, quindi io dare una descrizione dettagliata di questo non dettagliata, ma non generica, le si chiede questo. Visti da lontano cosa succedeva? Ma c'era della musica magari a tema e c'erano, non so, ballavano insomma. Ma quello non è burlesque. Cioè, di solito nel burlesque ci si spoglia. Io non ho mai visto, insomma, spogliarelli così. Okay. Non li ho mai visti. Allora, comunque le si voglia definire, ha mai visto persone che, seppur parzialmente, toglievano gli abiti? Seppur no. nel corso di una coreografia, seppur nel corso di una... Capito? Sì, sì, quello è capitato, sì. Nel corso cioè, di capitato, una coreografia? Le dico che praticamente dall'angolo del bar... Quello che dietro lei... c'era lo spogliatoio e magari tornavano. Io era quello il passaggio che vedevo, signor. Ecco, allora, in quel passaggio che vedeva? Quelli che tornavano dallo spogliatoio. Tornavano, sì. Si è fermato. Come? Le persone che, senso, che andavano. Scusate. Lei prima ha detto: io vedevo il passaggio dallo spogliatoio. Esatto. Ecco, quindi quello che vedevo era quello. E prima ha detto anche. Che poteva capitare che nel corso di una coreografia quindi danzando eccetera eccetera certo. Sì, qualcuno è capitato che qualcuno togliesse parzialmente qualcosa, abiti intendo certo. Li vedevo, dice, andavano nello spogliatoio e poi uscivano esatto. Ecco, che cosa vedeva quando andavano, quando uscivano dallo spogliatoio, visto che era lì. Sì, va bene, giusto per farci capire. Sì, va bene, allora, per fare persone insomma nude per la casa non ho mai viste, neanche completamente nude. Ok. Ecco, questa è, partiamo da questo. Né parzialmente, completamente sicuramente no, parzialmente... Magari ho visto qualche volta in body, ma cose in insomma, body. Normalissime, okay. cioè normalissime, sì, alla fine. Okay. Però, ecco, sì. Quindi al più erano in body. Sì, sì, sì. Okay. Sì. Va bene, prego. Non ha mai visto signore o signorine che entravano in grandi coppe di champagne? No. Va bene, grazie. Una sola domanda. Prego. In una
delle serate in cui ha prestato servizio nella residenza di Arcore. Si ricorda della presenza di un ballerino cubano che ha fatto uno spettacolo? No, questo no, signora. No. Si ricorda invece, perché ha detto di conoscere la Polanco, si ricorda invece che la Polanco ha portato delle persone sempre per fare dei ballerini e degli spettacoli? Riferito a quella sera sempre? No, no. Allora, l'arco di tempo è dal 22 agosto al 6 settembre. Esatto. Ecco, innanzitutto lei si ricorda di aver prestato servizio? Sì, 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 ecco, era il periodo, c'ero io. C'era lei, sì. Io con gli altri colleghi, insomma, signora. Quindi una sera la signora Polanco ha portato delle amiche ballerine, cantanti, per fare degli spettacoli all'interno di questo teatro. Mi sembra di sì, adesso si ricorda. Forse sì. Mi può raccontare? No, la descrizione cosa... no, signora, sinceramente no. No, cosa è successo? Si ricorda cosa? No, adesso ricordo forse questo ragazzo cubano. Ah, cioè, quindi c'era. Stavaga al suo viso, quindi... forse, però quello che non lo ricordo, sinceramente. No, mi dica solo appunto cosa si ricorda di quella serata? La serata è come tutte le altre, c'era la cena e il dopo cena, niente di più, niente di meno. E nel dopo cena? Cioè c'era questo ballerino cubano, ci dica quello che si ricorda. Si è visto qualcosa? No, non ricordo di questo, sinceramente no. Ricordaci no. Se c'è stata una coreografia con balli, con questo cose. Questo no, non lo ricordo, cubano. Signora. Non se lo ricordo. Questo ballerino cubano era vestito, era... Sì, per quello che ricordo, io era vestito. Ha fatto un balletto? Non lo ricordo questo, non lo ricordo. Sinceramente e invece no. Queste ragazze che invece ricorda... che hanno fatto un balletto, hanno cantato? Questo non lo ricordo, se hanno cantato o hanno ballato, signora. Okay. Sinceramente non lo ricordo. Le spiace chiamare l'avvocato? Grazie, è avvocato. Ah, avvocato, mi scusi, ha ragione. Non ho altre domande, grazie. Mi scusi, avvocato. Prego. Buongiorno. Avvocato Castrale, difesa danese. Ma... abbiamo anche l'uso di, come dire... Mi è venuto solo in mente un particolare. Prego. Chiedo, lei ha detto che nell'agosto 2010 i primi 15 giorni era in ferie. Sì. Lei come sede principale del prestaservizio dov'è? Palazzo Grazioli. Al ritorno delle ferie dove è andato? Il 16 di agosto. Il 16 ho preso i servizi in Sardegna, mi ricordo. Dopo? Dopo siamo saliti a Milano. Il 16 in Sardegna c'era il presidente? Sì. Questa statuetta, questo dono, questo ricordo di questa bella barzelletta, lei se l'è portato? Dove l'ha portato? No, perché tra di noi si usa, insomma, quando andiamo in vacanza, riportarci delle cose. E avevo un po' di cose particolari perché l'Angola è un paese di un'altra cultura e tra i vari oggetti ho portato dei quadri, catenine, vari... Sì, no, non stiamo parlando di questo, non degli altri. Dove l'ha portata? In Sardegna? Visto che tornava dal viaggio? Sì, sì, era tutto con me queste cose. E le aveva fatte vedere al presidente? Eh? Le aveva fatte vedere al presidente? Sì, 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 sì. E poi l'ha portata anche a Milano? Ah, cioè ad Arco, mi scusi. Sì, l'avevo con i bagagli con me. E perché l'ha ritirata fuori? Cioè, gliel'ha chiesto il presidente? No. È stata una sua iniziativa? Noi stavamo, perché dietro la sala da pranzo c'è, lo chiamavamo un tinello, e avevo tutte le mie cose lì. Ma non mi ricordo perché è uscita, nel senso, chi effettivamente l'ha detto riportiamola a tavola. So di questa uscita, infelice detto, proprio a questo riportiamo punto. Riportiamo la tavola, quindi... Questo riportato. No, guardi, questa è l'unica occasione in cui è uscita fuori quella statuetta e un qualsiasi oggetto particolare. Che però era già uscita, o meglio, il presidente ha avuto già il piacere di ammirarla in Sardegna. Sì, ma era una cosa da, insomma, goliardica. Allora, cerchi. Le ho già detto prima, abbiamo capito. Era un gioco, era una cosa goliardica. Ci sono delle domande che. Ciascuno fa nell'ambito certo, del... sì. Quindi lei deve rispondere raccontando dei fatti. Il presidente l'aveva già vista in Sardegna? Sì, sì. Sì. Allora, com'è che poi è venuta fuori nuovamente ad Arcore, mostrata nuovamente al presidente? Si ricorda
su iniziativa di chi? Per quali, in quali circostanze? Cioè, visto che il presidente già la conosceva, ok? Esatto. Ecco, come mai poi è uscita fuori in sala da pranzo, su iniziativa di chi? Credo mia, cioè sono io che l'ho portata dentro. È lei che l'ha portata dentro, si ricorda perché l'ha riportata dentro? Visto che il presidente già la conosceva, lo scherzo sì, perché c'erano questi altri tre, all'epoca c'erano questi altri ospiti e per fare una risata, tendenzialmente per quello. Quindi quello lei di sua iniziativa sì, esatto. ha portato esatto. in sala da pranzo questa statuetta già nota al presidente eccetera, perché c'erano altri ospiti per fare uno scherzo, una sì, goleardata. Esatto signor Giudice. Ancora una domanda, lei si ricorda se quella sera ha dovuto preparare una camomilla, un tè, qualcosa? No, questo non lo ricordo sinceramente. Lo preparava lei? O io o gli altri colleghi, siamo in tre, quindi... Siete in tre. Può mica farci i nomi anche degli altri due? Credo che ci fosse Michele Durante, che eravamo insieme quel periodo, e Giuseppe Brumana, che è il maggiordomo di Arcore, insomma. Che lavorano ancora col presidente? Sì, sì, sì. Una domanda... Lei, il tribunale sa ammettere a me, è nelle liste del PDL per le prossime elezioni? No. No, spiego la domanda. So, perché... sappiamo, è notizia di stampa. Grazie. Prego. L'ha comprata lei questa statuetta? Sì. Sì, lui in Angola. Dove l'ha comprata? Perché... In Angola, a Luanda. Sì. Perfetto, ma l'ha comprata in un mercatino o in altri posti? In spiaggia dove ci sono... Era una spiaggia frequentata da turisti? No, l'Angola non è molto turistico come posto. E in spiaggia dove ci sono cose? Per capire che tipo, siccome ha detto l'Angola è un paese con una cultura particolare. No, l'artigianato africano rispetto a noi è molto particolare, quindi sono cose diverse in questo senso. Perché ho riportato, che ne so, anche dei quadri fatti con la... Ma se permette, è stata una cosa mia e stupida, perché con quello che si è creato intorno a sta cosa. Guardi, questo l'abbiamo capito, l'ha detto e l'ha ripetuto, ma ascolti le domande e risponda. Prego. Apprezzo molto l'arte africana, mi piace particolarmente. È un oggetto che viene spesso rappresentato nell'arte africana, questo tipo di statuetta, cioè è una cosa che si trova un po' ovunque, in Africa o no? Non lo so questo io. Questo non lo so. Io l'ho presa lì. Nell'Africa, sono stati in Egitto, non le ho viste. Scusi, io non intendo quell'Africa, l'Africa, diciamo, Africa nera, esatto. L'Africa nera. Credo di sì. Non ho altre domande. Prego. Buongiorno. Buongiorno all'epoca. Emilio Fede. Una sola domanda. Prego. Visto che lei ha un ricordo sufficientemente vivido di quella serata del 22 agosto, ricorda se in quell'occasione il presidente a cena abbia mangiato qualcosa di particolare? Seguiva un regime di dieta particolare, curava l'alimentazione in qualche modo? Ha un ricordo legato a quello che fu servito a tavola al presidente? No, credo di no. Insomma, una classica cena. Piatti particolari non lo ricordo, credo di no. In generale, se diciamo che 8 volte su 10 servivamo. Non era dieta, no. 8 volte su 10 servivate? Cioè, questo famoso menù tricolore, insomma, il presidente. Ecco. Va bene, sì. Poi a volte, quando il presidente si sente un po' più appesantito, beve brodo, ecco. Però non so se in quell'occasione, proprio quella sera, ha bevuto il brodo. Questo non me lo ricordo, se devo essere sincero. No, io volevo chiedere una cosa, scusi Emma, tornando un attimo alla statuetta, io ho degli ospiti a cena, arriva uno dei miei, del personale, il mio staff, e mi mette questo oggetto goliardico, eccetera, eccetera, sul tavolo. Sì. Presidente, come ha reagito? Io mi sarei arrabbiata. Presidente, come ha reagito? No, cioè, effettivamente dopo poco me la fece togliere. Però c'era questa cosa questo bunga bunga, era uscita questa espressione, e se non per ripetere scherzosamente, siccome proprio la forma e c'era questa tipo questo pentolone che copriva la nudità di questa statuetta. Sì, ma la mia domanda era un'altra, non si è arrabbiato? Dopo poco peraltro conoscendo l'oggetto che lei lo
portasse mentre aveva degli ospiti a cena. Sì. E quindi non le ha detto, togli subito questa cosa al tavolo. Effettivamente poco dopo me la fece togliere. Poco dopo, cioè dopo che aveva fatto il giro. Dopo che gli ospiti avevano riso di questa goliardata. Sì, dopo un po' l'ha fatta togliere. Va bene, grazie. Sicuramente è stato anche poco educato da parte mia questo. Ha ragione, signor giudice. Può andare, grazie. Grazie.